Eccoci qui, community di Cronache di Spogliatoio, bentornati. Siamo pronti a vivere una nuova puntata di Sfida Pastore. Sentiteli i suoni di questo, di questo format a cui ormai siete abituati. Buonasera a tutti anche da parte mia, Cosimo Bartoloni. Salutiamo il grande Giuse. Ciao Giuse, come stai? Buonasera, molto bene. Veniamo dalla serata di Champions pienissima di gol, con 12 gol in due partite tra Inter e Napoli. L'Inter era già qualificata, il Napoli ha perso, a Madrid ci sta, il Braga però ha pareggiato, e questa è una buona notizia perché il Napoli potrà anche perdere, speriamo che non avvenga, con un gol di scarto tra tre settimane lo scontro diretto, e andare ugualmente agli ottavi e portare tre squadre italiane, almeno italiane, agli ottavi. Sappiamo che per il Milan invece è più difficile, ma 3 su 4 non sarebbe male. E diamo anche il benvenuto al nuovo sfidante di Giuseppe, Luca. Ciao Luca. Eccomi qui. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. No, tutto bene. Sono contento di essere qui. Sono carico. Ecco. Un po' intimorito, però carico. Intimorito? Da cosa? Dai, da te. Da me. Per forza. Il demone, ragazzi. Com'è stare davanti al demone, Luca? No, fa un certo effetto. Diciamo che visto da casa mette meno timore. Poi quando... Quindi è proprio la mia presenza fisica. Un pochino, dai. Allora, va bene. Poco scopriremo il tema che ha scelto Luca per venire a sfidare Giuseppe. No. Aspetta, Giuseppe, perché secondo me Luca Sinisi ci è andato vicino, dice la Fidelis Andria in Serie B. Attenzione, sarebbe bello. Un sogno. Cosa vuoi dire, Giuseppe? No, io ricordo che l'ultima puntata mi sono congedato annunciando che avrei vinto la prossima, cioè questa, e quindi e vediamo. Ma a proposito, visto che mi parlavi di timore, di ansia, allora è giusto che tu ce l'abbia a questo punto. Eccoci qua. Oh. Pronti, carichi. No, ma a proposito della scorsa puntata, ragazzi, io non so chi tra i tantissimi amici che sono già collegati, magari aspettiamo anche che ne arrivino altri, perché come sempre ci vuole un po' di tempo perché arrivi tutta o gran parte quantomeno della community di Cronache. Diamogli il tempo, approfittandone per parlare di ciò che è successo settimana scorsa, ragazzi. Allora, sui nostri canali trovate la puntata che potete rivedere. Per chi non l'avesse fatto, vi facciamo vedere come è andata a finire. Per cui, chi ancora non l'avesse vista e se la volesse godere con calma, chiuda un secondo e poi torni. Chi l'ha vista, è giusto che riviva quello che ha fatto la settimana scorsa lo sfidante di Giuseppe. Ve lo facciamo vedere. Fermi tutti! Non mi ricordavo ed eri l'intercutore. Cosa ha fatto? Oh, ragazzi! Clamoroso! Questi sono i concorrenti che ci piacciono. C'è la domanda per la lode, puoi prendere per la prima volta. Vabbè, dai. La lode. Stagione 2017-2018, ok? Tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno, l'Inter fa 1, 2, 3, 4, 5 pareggi consecutivi. Devi dire, Federico, risultato e marcatori di tutte queste partite. Ha detto che ce li ha. Attenzione, perché siamo arrivati a un momento clamoroso stasera. 3-2-1, parti, Federico. Inter-Lazio 0-0. Ed è giusto. Fiorentina-Inter 1-1, Simeone-Icardi. Attenzione, ed è giusto, siamo a 2. Inter-Roma 1-1, Vecino-Sharawi. E siamo a 3, occhio, ne mancano 2. Spal-Inter 1-1, autogol Vicari, Paloschi. 4, amici, meno 1, fermi tutti. Un momento storico. Inter-Crotone 1-1, Eder Barberis. Fermi tutti. Io non mi ricordavo Eder in Inter-Crotone. Cosa ha fatto? Oh, ragazzi. Clamoroso. Questi sono i concorrenti che ci piacciono. Grande grazie, Federico, Bart. Perché grazie. Hai fatto uno show totale, hai preso la lode. Ragazzi, che show di Federico settimana scorsa, sì. Esatto, giusto un pochino di pressione stasera. Ci sta. Allora, dobbiamo dire che è stata la prima lode della seconda stagione. Bravissimo Federico, vedremo Luca cosa farà oggi. Luca, è arrivato il momento innanzitutto di presentarti. Prenditi il tuo minutino per raccontare chi sei, cosa hai fatto e cosa fai e cosa vorrai fare. E soprattutto, alla fine, cosa porti. Certo. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Luca, ho 25 anni, vivo nella provincia di Varese e lavoro in una ditta farmaceutica a Monza.
E sono arrivato qui oggi perché ovviamente passione enorme per il calcio, per la mia squadra, e ora infatti andrò a effettivamente dire il mio argomento di oggi, ponendo un interrogativo chiaramente per Giuseppe. Vai. Io ho cominciato a seguire il calcio più o meno anni della Serie B, della Juventus, okay, eccetera, quindi tifo 2006, Juventus. 2007. Esattamente. Se ti dicessi che io ho seguito il calcio negli anni più traumatici della Juventus, secondo te che cosa porto? Che stagioni porto? Beh, anni difficili per la Juve, quindi quella di Ranieri. Leggermente dopo. Peggio, cioè, peggio di quella di Ranieri. Peggiore. Vabbè, stiamo raschiando il fondo del barile. Esattamente, il trauma totale. La Juve di Del Neri. Cos'è? La Juve di Ferrara e di Del Neri, la Juve dei settimi posti. Beh, esattamente. Evocata più volte da Antonio Conte nel suo triennio, come io. Noi veniamo da due settimi posti. Esattamente, esattamente. Beh, io, come dire, sono un commento. Abbiamo avuto l'Inter di Stramaccioni nelle puntate della nostra stagione. Che era un po', diciamo, un po' l'abisso di questo gioco, non per il concorrente, anzi, che aveva tutto il diritto e anche vinse, però cioè, era una squadra che si faceva ricordare per il contrario. In effetti una Juve che rimane storica, tra virgolette, per il suo rendimento non proprio eccezionale, e per una serie di giocatori che adesso credo rivedremo in questo un qualcosa di improponibile. Spinge Luca a portare quell'episodio, quella parentesi, diciamo, meno felice degli ultimi anni della Juventus? Post-calciopoli, ovviamente. Essenzialmente il mio essere kamikaze è quel piccolo bambino che ero, che guardava queste partite con dei giocatori terribili, proprio una roba inguardabile, e io ero lì che guardavo le partite, tutto carino, tutto così, felice di vedere la Juve, poi batoste, robe terribili. Sta sempre tutto lì, ragazzi, quando si è bambini ci si ricorda. Tu, Pastor, se tu dovessi sfidare Pastor, cosa porteresti? Che immagine complicata. Ma di sicuro porterei il mondiale, qualcosa che è stato già portato, cioè il mondiale 94, okay, o 98, sono i due mondiali dei miei ricordi di bambino, okay, adolescente. Sono i 90 e sono, oltre ad essere mondiali molto belli, soprattutto con il 98, sono anche mondiali, come dire, in cui l'Italia era protagonista non soltanto sul divano ma anche dal campo, e credo porterei quelli, sì. Allora, intanto siamo pronti a partire, adesso veramente non manca quasi più niente, manca solo la parte della somiglianza dello sfidante, dicono Max Angioni, dicono. Me l'hanno detto. Era di Como lui, non so. Sì, più o meno sì, siamo lì, lacustri. Esatto. Va bene, amici, allora io direi che siamo pronti per partire con questa sfida pastore sulla Juve dei settimi posti. Io vi dico che ho già la penna pronta e la lista bella lunga, perché partiamo col Dinne 20. Allora, in realtà non è vero niente, la lista non è lunga, l'ho detto così per fare un po' di show, insomma, per mettere un po' in confusione voi, caro Giuse e caro Luca. Allora, partiamo con il Dinne 20, quindi vogliamo gonfiare subito i punteggi. E cosa vi chiediamo? Allora, abbiamo detto Juve settimi posti, quindi 2009-2011. Esatto. Allora, partiamo da un protagonista di questo Dinne 20, che non è un attaccante, ma è un portiere. Noi vi chiediamo, intanto sentiamo dei suoni strani, non si sa cosa siano, ma va bene. Vi chiediamo, scusate, allora, 20 avversari che hanno fatto gol a Marco Storari nella stagione 2010-2011 in Serie A. Io okay, specifico anche... Che cosa contò? Specifico anche che non si considerano, non si tengono in considerazione gli autogol, perché ci sono anche due autogol. E quanti sono in tutti i giocatori? Allora, in tutto i giocatori, bravo Giuse, hai detto la parola giusta, giocatori, 22. Storari prende anche più gol di 22. Non Buffon, ma Storari. Storari, esattamente, okay. Stagione 2010-2011 in Serie A. Buffon in quella stagione è stato quasi sempre out. Sì. Allora, 3-2-1 via, okay, può partire Luca. Allora, direi di partire abbastanza facili, e direi di partire con il gol di Donati alla prima giornata, Bari Juventus 1-0. Vedi. Risposta esatta, bravo Luca. Era la prima giornata, Bari Juventus 1-0, e già da lì si doveva capire che anche quella stagione non sarebbe andata nel migliore dei modi. Primo punto per Luca.
Giuse. Io rilancio con Cesare Bovo. Juve Palermo su punizione da lontanissimo. Quarta giornata. Quarta giornata, Juve Palermo 1-3. Bovo è tra i marcatori. Bravo Giuse, il primo punto te lo porti subito. 1-1. Fatemi aggiornare anche il contatore che sale a 2. E adesso datemi un secondo e do subito la parola a Luca. Eccomi. Io ero allo stadio in quella partita e quindi rilancio anch'io e dico Iličić. Josip Iličić, risposta esatta. Bravo Luca, porti il contatore a 3 e il contatore dei tuoi punti a 2. Bravo Luca, torni subito in vantaggio. E adesso vediamo Pastor se chiude quella giornata. Ah. Pastore. Scusate, l'ho spoilerata, ma va bene, va bene. E io ero incerto, ma ho visto il tuo ghigno, ho detto, vuoi vedere che... Eccoci, ora la gente dirà che gli ho suggerito. No, no però no, ero fermi, quasi fermi. Certo che fosse Pastore, però... come dire... 2-2, esatto. 2-2 e il contatore sale a 4. Luca! Io vado di Ibrahimovic. Certo. Milan-Juventus 1-2, nona giornata, è Ibra che segna e in porta nella Juventus c'è Marco Storari, contatore a 5 e Luca torna davanti in attesa di vedere come risponde Pastor. Vai Pastor. Alessandro Matri, Juventus-Cagliari, con la maglia Cagliari ovviamente. Eh già. Juventus-Cagliari 4-2, quinta giornata, li fa tutti e due. Esatto. Alessandro Matri, bravo Pastor, pareggi 3-3 e il contatore sale a 6. Un secondo e Luca puoi partire perché ti vedo già carico, vai. Allora, rischio subito, penso di dire Sardo. Beh, ma forse era Buffon, e infatti era Buffon. Non è la risposta esatta, vabbè. Sardo. Esatto, vabbè. E quindi sì. Si ferma tutto, sia il punteggio di Luca, sia il contatore, e vediamo Pastor cosa risponde. Antonio Cassano, Juve-Sampdoria. Vediamo. Juventus-Sampdoria 3-2, seconda giornata. 3-3. Sì, 3-3, scusate, sì. Cassano è tra i marcatori. Contatore sale a 7 e Pastor, soprattutto, sale. Fa in vantaggio ed è a quota 4. Vediamo se Luca adesso si riprende. Io direi Pozzi. Bene. Esatto, Nicola Pozzi in quello Juventus Sampdoria 3-3 fa doppietta. Già. Bravo Luca, ti riporti al passo di Pastor. Risultato in parità, il contatore sale a 8. Pastor. Ci penso. Certo, io ti do anche il timerino se vuoi. Grazie. Eccolo. Primo timerino della sera. Mm. 10-11, no? 10-11, sì. Ma se dicessi... Vediamo. Francesco Totti, Juve-Roma 1-1. Risposta esatta. Francesco Totti, Juve-Roma 1-1. Era la dodicesima giornata. Certamente. Pastor sale a 5. Il contatore che adesso spunterà di nuovo sale a 9. 3-2-1, vai Luca. Direi che ci penso anch'io un attimo. Okay, certamente. E vatti a ricordare la partita di Storari. Questo è un po' un... A giudicare da quanto... sì, lì sta tutta la difficoltà. A giudicare dall'uso del timerino, già adesso... Il livello di questo D20 forse è un po'... elevato. Ma giusto così, perché ragazzi, gli sfidanti di Giuseppe stanno dimostrando di alzare di settimana in settimana il livello. 5-4 per Pastro. Lasciamo 30 secondi a Luca per pensarci. Provo a dire Bertolacci, ma credo ci fosse Buffon anche lì. Vediamo.
No, 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 risposta esatta. Espulso è... Ecco, passo il facci la spiegazione, cos'è successo a Buffon? È la partita in cui viene espulso Buffon a Lecce e il secondo gol del Lecce viene preso da Storari, subito da Storari. Sì, con Buffon sì, è uscito. Sì, sì. 5 a 5 e quindi contatore a 10. Fatemi segnare Bertolacci. Bertolacci. E vai passo. Alessandro Diamanti, Brescia. Grande passo, risposta esatta. Contatore a 11. Fatemi aggiornare il punteggio con Pastor che torna davanti. Va a 6. Brescia-Juventus 1-1, undicesima giornata. Luca, è meglio? Ci sono? Io dico Di Vaio. Di Vaio, è soffiato. Di Vaio. Esatto, Juventus-Bologna 0-2, 27esima giornata. Di Vaio fa doppietta. Sì. Di Vaio fa doppietta, quindi Luca, bravo. Vai a 6, fai alzare il contatore a 12. Gliel'hai soffato a Pastore, allora gli diamo 60 secondi per pensare ad un altro giocatore. Datemeli. Autogol lombardo. Maledizione. Cristiano Lucarelli. Non è una risposta esatta. Luca, puoi rispondere? Anche io ci penso. Ok. Allora. È che di marcatori ne vengono. Io rimetto il timerino, il contatore, scusate. Luca, anche tu hai usufruito i 60 secondi di tempo, per cui ti chiedo di dare una risposta. Ah. Filippini. Quale sarebbe stato? Quale Filippini sarebbe stato? È uno dei due Filippini. Che parte? No, del Livorno. No, il Livorno era l'anno prima. Sì, fa. Già. Okay. Niente. Il Livorno. Ci siamo un po' arenati. Sì. Vediamo qualche minuto se poi la situazione non si sblocca. Mi autorizzerete voi a chiudere la manche del DN20, eh? Ok. Prendiamo tempo. Sì. Si riparte allora, altri 60 secondi. Riparte. Diamogli per tutti e due, in realtà. Vai. Allora. Poi sta a pasto. Allora. A 6. Lo so. Ma ci sta ragazzi. Siamo solo all'inizio. Ancora qualche secondo per Pastor. Poi chiediamo la risposta. Rudolf. Niente. Già. Scade il tempo, allora Luca. Provo a dire Vargas. Un gol era quello, un gol di Motta, Juve Fiorentina. Niente. Allora, diciamo così, ultimo giro. Ultimo giro, esatto. Mandiamo di nuovo indietro il timerino. Ultimo giro e poi chiudiamo questa manche e facciamo l'elenco. Sergio Pellissier.
Attenzione, attenzione, grande preso. Chiamata di Pastor che si disblocca e quindi va a 7. Aggiorniamo il timerino che torna in grafica e vedete è a 13, quindi siamo partiti bassi. Pellissier segna nella 17esima giornata Chievo-Juve 1-1. Oh yes. Già. Luca. Anch'io posso soffrire del tamerino ora? Sì, certo, okay. Ancora guarda, ancora 36 secondi, okay. Tutti per te, 7-6 per Pastor. Provo a dire Amoruso. No. Niente, 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 niente. Si chiude anche questo giro con Pastor che però Il risultato l'ha detto. Il diritto. Esatto, di... e quindi Un attimo. La mandiamo. Un attimo. Continuiamo. Non finisce qui il Dine 20. Non finisce qui. Non finisce molto qui. Difficile. Ce ne stiamo rendendo conto. Diciamo prossimo giro senza punti lo sblocchiamo. No, ci areniamo troppo. Però parla amico del marcatore. I ragionamenti di Pasta. Non mi ricordo il marcatore. Ah. Allora, quella lì, quella lì, quella lì, quella lì, quella lì. Vabbè, abbiamo detto. Chi Cappero era che fece quel gol in quella partita? Ci provo. Vai. E dico, ma forse sbaglio, ma ci provo lo stesso. E dico Mauri. L'anno dopo. No, no, lo sapevo che l'anno dopo, pensavo anche l'anno prima però. Luca, lo vedo carico, attenzione. Io avrei forse l'ultima, giusto? E ho del tempo o non ce l'ho? Hai usufruito di 60 secondi, diciamo, te li diamo, dai. Ok, ok. Diamo 15 secondi di tempo se perché vuoi, dai, anche 30, va. Vabbè, allora, dai, esageriamo. Dai, che qua è tutto difficile. Vabbè. Credevo tu fossi convinto, Luca, invece hai bisogno di tempo. No. Ah, ok, ok, ok. Allora, vediamo. Se non la dà Luca, la chiudiamo qua. Ma... proviamo con Maggio. Magari l'ultima partita l'ha giocata Storari, non lo so. Vediamo. Niente. Niente, ragazzi. Allora, direi che il Dine 20 si chiude qua con un punteggio bassissimo. Forse il più basso della storia dei Dine 20. Allora, è vi vero. Dico chi mancava. Mancava Jimenez... Juventus Cesena 3-1, decima giornata. Pastor, qual era la partita di cui non... cioè, Juventus Lazio 2-1. Segna Zárate, sedicesima giornata. Poi Catania Juve 1-3, la giornata Morimoto. Prima. Bravo, mamma Pastor. Mamma mia, che fastidio. Pensa che lo volevo che dire. Fastidio. Morimoto. Poi attenzione, perché abbiamo 4 gol del Parma. No, tutti lui li prende. Crespo, Palladino. E doppietta di Giovinco, sì. Esattamente. E poi abbiamo una tripletta, Cavani. Ragazzi. Esatto, la tripletta di Cavani. E poi, 32esima giornata, Juve-Genoa 3-2, Floro Flores. Amici. E poi non abbiamo citato, vabbè, ma gli 8 gol, ma quello è solo per completare... Motta, Juve-Fiorentina. No, Motta e l'altro? Del Juve-Genoa. No, c'è un altro 8 gol... che prende Storari, aspettate, che controllo di nuovo. Non mi viene. Allora, dovrebbe essere Bonucci, ma vabbè, tanto non è rilevante ai fini del quiz. Comunque sì, va bene, chiudiamo qua il Dine 20. Era grave, era grave, cioè ci sono dimenticati i nomi importanti, che non ricordavo sì, fosse Buffon. Convinto giocasse Buffon contro il Napoli anch'io, 3-0, anch'io, convinto. Però vabbè. Sul risultato di 7-6 per Pastor, va bene. Che comunque è davanti. E adesso arriviamo alle domande secche. Mandiamo la sigla. Continua a ragionare Pastor. Si mangia un po' le mani, Che dici? Qualche risposta dici che sì, ti sarebbe dovuta venire? Sì, si poteva fare meglio, però vabbè. Va bene. E allora arriviamo alle domande secche, amici. Quindi qua c'è da prenotarsi. Io vi ricordo, leggerò la domanda. Al momento in cui sentirò uno dei due prenotarsi, mi fermerò. E chi si prenota però deve essere convinto al 100% anche del resto della domanda. Mi raccomando, perché qua non ci sono i punti in meno, quindi ci si può buttare. Però poi
Certo. Chi non risponde può usufruire poi del completamento della domanda successivamente, in caso di risposta sbagliata di chi si è prenotato. Partiamo! Quale fu il risultato della prima partita sulla panchina della Juventus di Zaccheroni? Si è prenotato Pasto. Juventus-Lazio 1. Ale, Juventus-Lazio 1-1. Bravissimo Pasto, segnano Del Piero e Mauri. Tra l'altro Mauri è quello che hai detto tu, Pasto. No, fa gol l'anno prima e l'anno dopo, ma non nel 10-11. Ah, okay, va bene. Cioè non era quel Mauri che intendevo, questo era l'anno 9-10. Perfetto, 8-6 per Pastor. Seconda domanda, stagione 2010-2011. Qual è stato il giocatore della Juventus con più presenze? Si è prenotato? Luca! Allora, dovrebbe essere stato Bonucci. Vediamo. Ah. Non è la risposta esatta. Parliamo di tutte le competizioni? Parliamo di tutte le competizioni. Faceva le coppe la Juve, quindi. Del Neri, questi erano i Del Neri, no? E, no, faceva l'Europa League la Juve. Ti dico un fantastico Giorgio Chiellini. Vediamo. Avete detto il secondo e il terzo. Il terzo. Secondo Bonucci, 44. Il terzo Chiellini, 43. Pepe. Alex Del Piero a 45. Sai, i giocatori che non mi verrebbe mai in mente di dire Del Piero. Terza domanda secca, attenzione, okay, quanti gol segna Toni alla Juventus? Si prenota Luca. Intendi gol fatti da Toni, giusto? Sì. Alla Juventus, ok. Con la maglia della Juventus. Con la maglia della Juventus, sì. Ok, ne segna due. Ah sì, scusate. Ne segna due. Uno contro il Genoa e uno contro il Cagliari. Ci siamo capiti, ho capito il vostro ragionamento. Risposta esatta, perché magari Luca dice contro Juventus. Sì, sì, esatto. Sempre equivocabile, giusto specificarlo. Bravo Luca, risposta esatta, ne fa due. Solo due, solo di più. Sì. No, ne fa due. Si riporta a meno uno Luca, 8-7. E andiamo avanti. Attenzione perché questa è un po' più lunga. Quindi occhio a prenotarvi, Stagione 10-11. Nella 34esima e nella 36esima giornata, la Juve ottiene lo stesso risultato con la stessa sequenza reti. Quale e contro chi? Si prenota Giuseppe Pastore. Hai detto 34 e 36. 2 a 2. Contro... Contro Catania e Lecce. Catania e Chievo. Catania allora, e Chievo. 2-0, 2-2. Catania e Chievo. Sono corretto, dai. Si è corretto. Risposta esatta. Bravissimo Pasto. No, vabbè, allora, diciamolo subito. Pasto si è corretto. Io non avevo dato nessun esito, per cui ha fatto tutto da solo. 9. Esatto, non hai detto neanche io. Io non ho detto niente, non ero neanche mosso. Ragazzi. No, perché stavo pensando in Lecce, no, ma cioè, mi è venuto in Lecce quando non volevo dire Lecce. In Lecce ci abbiamo perso. Esatto, poi era comunque andata in casa, quindi ok. Bene, 9-7 per Pastor. Siamo alla quinta e ultima domanda secca. Chi segna l'ultimo gol della Juventus in Europa League nella stagione? E mi fermo, Giannetti. Vediamo. No. Nella stagione 9-10. 2009-2010, no, il gol di Trezeguet contro il Fulham. Vabbè, ma dai. Lo volevi. Era giusto mettere Giannetti, non Trezeguet. Arriva. Ragazzi, qua è bisogna stare attenti a prenotarsi. Io qua sapevo che qualcuno ci sarebbe cascato. Bravo, cioè, Luca. Qualcuno sarebbe cascato. Vabbè, ok. Va 9-8. 9-8. E andiamo dritti, cari amici, con un passero che è davanti di una lunghezza. Andiamo dritti verso la prossima manche, cioè l'indovina il dettaglio. Allora, occhio qua, occhio, perché qui abbiamo introdotto da qualche settimana una nuova regola, perché giustamente qua molto spesso ci si prenota subito per prendere poi il tempo per ragionare. Allora occhio, perché chi lo fa poi deve essere sicuro di rispondere, o quantomeno di essere convinto di rispondere correttamente. In caso di risposta sbagliata, meno uno, attenzione, d'accordo? Quindi occhio.
Indovina il dettaglio, foto da contestualizzare, indovinare la parte mancante, numeri e tutto quello che riguarda la Juve dei settimi posti, l'argomento scelto da Luca per sfidare Giuseppe. Pronti? Pronti. Andiamo alla prima. Pastor. Hans-Jörg Butt, portiere che ha fatto già gol due volte alla Juve con Leverkusen e Hamburgo. Già. Bravo Pastor, vai in doppia cifra, 10-8. E andiamo con il secondo dettaglio. Attenzione. Chi so? Luca? Sì, questa la so. Allora, questi sono gli U2. È importante questa perché a causa di un concerto degli U2 allo Stadio Olimpico di Torino, la Juve va a giocare il preliminare di Europa League allo stadio di Modena, il Braglia. E quindi gli U2 hanno, insomma, contro lo Shamrock. Esattamente. Bravissimo, bravissimo. Hai raccontato tutto. Non me la ricordavo. Bravo Luca. Qualcuno titolò Juventus sfrattata dall'Olimpico, giocava ancora all'Olimpico. C'è l'irlandesi, cioè c'è una squadra che contro la squadra irlandese. Capito, sembrava fatto apposta. Vabbè, ok. 10-9, terzo dettaglio, pronti? Ecco. Luca. Lui è il nipote di Giampiero Boniperti, Filippo Boniperti, che quell'anno giocò in primavera. Bravissimo, bravo, Luca, 10-10, punteggio che torna di nuovo in parità. Attenzione, 10-10, andiamo avanti con il prossimo dettaglio. Attenzione, cosa succede? Eccoci qua. Ci siamo, allora. Quarto dettaglio, pronti? Via. Pastor. Antonio Chimenti. Sei velocissimo. Sì. Qua rischia, ma qua si vede che forzare. è sicuro. Bravo Pastor. Forzare la mano. Torni davanti. Che sfida, amici. Colpo su colpo. 11-10 e adesso... il quinto dettaglio, qua vediamo cosa combinano Pastor e Luca. Luca! Allora, vabbè. Vedo Sissoko, Marchisio, il 21 dovrebbe essere Grighera e Bonucci. E l'attaccante forse è De Bayor? Sì. Io avevo chiesto i 4, Luca ne ha detti tutti e 5. Sì, Marchisio, avrei detto Marchisio, Bonucci, De Bayor, il 21 è Sissoko e Grigher era avuto il secondo, quindi hai fatto, cioè avresti comunque avrei perso, quindi okay. Quindi nessun rimpianto, Pastor. Sì, meglio star zitti. Ragazzi, 11-11. Che partita, amici. 11-11 e poi adesso arriva il bello. Ma andiamo alla sigla. Oh, adesso sì che chiude. Olè, eccoci di nuovo qui, è arrivato il momento dell'identikit. Allora, situazione di totale parità, per cui cosa succede? Che infatti, non è mai successo che c'era la probabilmente parità. Probabilmente no, ma diciamo che abbiamo capito come... Cioè far partire sempre lo sfidante quando il risultato è di parità, esattamente come il DIN 20. Ok. Giusto. Esattamente come il DIN 20. Allora, identikit, momento che regala Quiz più equilibrati degli ultimi tempi. Sì, assolutamente, momento che regala veramente sempre grandi gioie. Anche dolori. E dolori per gli sfidanti di solito. No, anche per me. Beh, ormai... lui faceva un discorso... Giusto. Ma ha ragione Luca. Autoanalisi. Assolutamente egocentrico. Lungi da me, via. Allora, identikit, spieghiamolo a chi ci segue per la prima volta questa sera. Ormai sono rimasti in pochi, ma comunque lo dobbiamo sempre fare. Manderemo al centro dell'inquadratura un personaggio legato alla Juve dei settimi posti, scelto da Luca per sfidare Giuseppe, e una serie di indizi che poi via via... entrambi sbloccheranno per indovinare chi è questo personaggio. Punti totali che può portare a casa, in questo caso Luca, e poi Pastor, 5, via via che vengono sbloccati gli indizi, il punteggio scende a 1. E attenzione, perché adesso facciamo vedere il personaggio scelto per Luca. Nel caso in cui Luca non dovesse indovinare il personaggio pixelato neanche con 5 indizi, la palla poi passa a Pastor e poi viceversa nel caso in cui dovesse succedere lo stesso con il personaggio scelto per Pastor. Luca! Eccoci. Attenzione. Pronto? Yes. Allora mandiamo il personaggio pixelato. Non c'è nulla. Se lo indovini gli meriti 12 punti, secondo me. Ci sono anche i miei, quelli che la mia mano. Mamma mia. Vabbè, qui ci sono un ammasso informe di quadratini. Vabbè. Dai, Mary.
Oddio. Boh, mi sembra a occhio, mi sembra possibilmente una giacca e cravatta, però potrebbe essere tutto, potrebbe essere un giocatore in rappresentanza, potrebbe essere un dirigente, potrebbe essere... Chi lo sa? Non mi sembra... Ci sono del grigio, un quadratino nero. Esatto, mi sembra proprio una cravatta. Dici, ci vedi una cravatta? Tutto fantasioso. Vedo dei... io so. Vabbè, non ho idea, quindi lascio a te. Ancora 15 secondi abbondantissimi per Luca. Vabbè dai, tanto comunque avrei bisogno di un indizio. Dico Cobolli Gigli. Beh, presidente, sì, giustamente. Inizio della prima stagione dei Settimi Posti. Non è... Voglio sperare che la Natura abbia messo il presidente come... Cobolli. Sì, ma sai cosa? A volte mi viene quasi voglia di mettere uno talmente banale da... Del Piero. Da dire no, non può averlo messo, no? E depistare in quella maniera. No, non è Cobolli Gigli. Allora, Luca, sblocchi il primo indizio. Sì. Beh, era Cobolli Gigli, valeva, cioè... No, perché Cobolli Gigli è andato via all'inizio del 2009. Ah, ok, vabbè. Se ne va nell'estate 2010. Se ne va nell'estate 2010. Intanto io do un'occhiata alla chat. Luca, se ti può... Hai indovinato già? No, nessuno. Ok. Allora, potrebbe essere un dirigente, potrebbe essere un giocatore, chi lo sa. Se ne va, posso chiedere se se ne va dall'estate 2010 dalla Juventus? Ah, dici se ne va proprio... Sì, se ne va dalla Juventus. Okay, dai, okay. Non mi sembra di aggiungere, ecco... Se ne va, come... Ok. Sì, se ne va dalla Juventus. Cioè. Se ne va al mare, che ne so, potrebbe essere. In vacanza, se ne va. Da qualche parte, lidi estivi. Dico... Alessio Secco. Beh, Alessio Secco. No. Non è Alessio Secco. Allora sblocchi, caro Luca, anche il secondo indizio. Ah. Attenzione, perché ho visto la prima risposta esatta degli amici in chat. Bravi. E va al Napoli. Aspetta. Basta, ti c'è acceso qualcosa? No. Ok. Però... No. No. Luca, mi puoi anche dire sblocco l'altro indizio, ma ci puoi provare, tanto qua non c'è punti da togliere in caso di risposta. Ma guarda, non ho niente. D'accordo. Quindi ti mando il terzo indizio. Passo il ride, mi sa che ce l'ha? Ce l'ha. Ausilio. No. Non è lui, quindi tanto rimando indietro il timer, vediamo se poi ne avrai bisogno. Io intanto ti mando il quarto indizio. È lui, Pastor? Certo. Ancora 30 secondi.
Astor dice di saperlo, mentre lasciamo ancora questi secondi a Luca. Sì, mi sa che avevo la teoria del dirigente giusta, Fassone. Eccoci. Ok. Fatto, e poi era poi basta l'ultimo dirigente, sì, poteva essere poi passiamo, basta. Passiamo alle cose formali, poteva essere. Esatto, okay. Marco Fassone, che nella stagione 2009-2010, prima di andare al Napoli, era il direttore commerciale di quella Juventus. Luca, l'hai preso con 4 indizi, quindi porti a casa 2 punti. Fassone fu proprietario di un vecchio identikit quando faceva. Bravissimo, bravo. Ah, vero. Ti ricordi anche per caso che l'immagine che fu scelta? Quella dell'arbitro. Faceva il guardaline. Però non ricordo quale fosse la. Probabilmente fu legata a un Inter o un Milan? Mi ricordo. Non lo so, sicuramente a un Inter o un Milan. Comunque, bravo Pastor, ottima memoria, era una foto diversa. Sì. Allora, 13-11, Pastor, stavi assaporando la possibilità di portarti a casa un punticino. Alla fine, se comunque 13 è un punteggio, cioè da avversario, 2 punti su identikit poteva andare peggio per me, quindi insomma mi ritengo soddisfatto. Adesso però tocca a me. Bravo Luca, comunque 2 punti sono preziosissimi per questa sfida Pastore, che è veramente tiratissimo. Allora, attenzione, personaggio che abbiamo scelto per... Pastor. Sai che io ho... Eccoci, vai. No, dico in mente che vorrei che fosse quello lì che ovviamente io... Perché sarebbe bellissimo. Classico identikit, però vediamo chi sarebbe bellissimo. Ovviamente non per Luca. Vediamo. Però se lo prende... Senza anche solo... Ecco, cioè, è veramente clamoroso. No, dai. Allora, mandiamolo. Dai. È un giocatore della Juventus. Quindi non è un calciatore, ecco. Non è un... Sai che era Platini, però ovviamente non dico Platini perché sono anche quel capello un po'... Ciro Immobile, non lo so. No! Era lui, sai che era lui! Non ci credo, L'ho pensato, vuoi vedere che c'è Ciro Immobile? Anche io l'ho pensato. No! Che c'è Ciro Immobile. No, ragazzi, l'ho preso ancora prima! Ci sono le prove! Allora, ovviamente uno può dire, non gli crediamo a Pastor, ma sappiamo che... Su queste cose non scherza assolutamente. Sì, clamoroso! Secondo me sei diventato, come sono prevedibile. Siamo in sintonia ormai da mesi, Bart, che ci conosciamo. Aiuto. Allora, spieghiamo anche gli indizi. 5 presenze con la Juve, allenato da Klopp al Borussia Dortmund. Esordio nella stagione 2008-2009, lanciato da Claudio Ranieri in un Juventus Bologna del marzo 2009, 17 gol in nazionale, ha fatto 6 gol contro la Juventus. Va detto che avete trovato un taglio di capelli poco Immobile, che infatti mi ha fatto quasi vacillare. Sì, ma poi era Immobile. Sai cosa anche? Uno si immagina anche che determinati personaggi, no, hanno la carriera in cui c'è una parentesi che tutti rimuovono. La Juve, sì. Detto magari Immobile su quella Juventus. Allora, 5 punti qui per Pastor. Prima di tutti in chat qui. Qui, ragazzi, l'ho preso ancora prima. Clamoroso. Mi spiace, ogni tanto arrivano queste scariche di 16. Non bisogna ancora soffrire. A 13 però, le formazioni per Pastor. Bravo Pastor. Adesso è arrivato il momento delle formazioni e mandiamo la sigla. A 13 per Pastor, che io non so quanto tempo era che non prendeva il personaggio di etichetta alla prima tempo, senza neanche un indizio. Io credo dai tempi di Bora Milutinovic, di quest'estate. Sì, deve essere stato uno degli ultimi. Secondo me sì. È da quest'estate che Pastor non ne prendeva. Eccomi qua. Ripeto, avevo detto che avrei vinto. Cioè, sembra quasi che si sia truccato adesso il gioco. Lo sapevo già. Sì, allora, aveva detto che avrebbe vinto. Ha detto che ha indovinato il personaggio di identikit prima ancora che glielo mandassimo. Adesso a casa diranno: ah, adesso mi sei d'accordo. Vabbè, ma li lasciamo chiacchierare. Va bene. Allora, 16-13 vuol dire che nella manche della formazione parte lo sfidante, cioè Luca. Luca, metteremo in grafica una formazione incompleta. Mancheranno 4 pezzi da inserire. Ok, quindi hai 4 punti che puoi portare a casa per riportarti momentaneamente sopra a Pastor. Dammi il via e te la mando. Vai. Ci sia. Però. Quindi. Ok. Ho il timer, giusto? Assolutamente sì. Perfetto. Allora, c'è anche un giallo evidenziatore un po' sbiadito, sbaglio. Vabbè, non deconcentriamo Luca. Ok.
Marchisio lì? Eh già. Direi Aquilani, Felipe Melo, Bonucci e dai, Chiellini. Allora, non sentirete il suono della risposta esatta perché la risposta di Luca è parzialmente esatta, diciamo non completa. Intanto io assegno 2 punti a Luca, che quindi da 13 va a 5. Non svelo i nomi dei 2 giocatori che ha indovinato, perché Pastor ne può dire... i suoi e vedere se indovina gli altri 2. Poi facciamo vedere chi mancava. E allora, succederà esattamente la stessa cosa anche nel giro per Pastor. Non ricordo molti giocatori di quella Juve. Però quanto tempo ho? Ma in realtà già ho soffritto i 60 secondi, per cui ti chiedo di dare una risposta. Accidenti. Sissoko, le grottaglie, boh, non mi mette neanche una. Aspetta, però Sissoko, le grottaglie, vai. Krasic, che non c'era evidentemente, e un quarto difensore, ti dico, non lo so, Knezevic. Tanto gente solo che... un punto, no, per... ne ho preso uno, incredibile, ne hai preso uno. Come ho fatto? Mi sa che hai preso Sissoko, eh? Esatto, hai preso Sissoko mentre Luca ha preso Aquilani e Bonucci. L'altro difensore era Sorensen. Beh, bisogna che qui... ero indeciso tra Sorensen e Chiellini, pensa. Ah, ce l'avevi Luca, peccato. Ce l'ho salvato con un numero. Allora, 17 a 15, quindi da meno... Va da bene. Più 3, Pastor è a più 2. Attenzione, adesso succede la stessa cosa, solo che partiamo da Pastor. Pastor, certo. C'è una formazione che abbiamo scelto per te. 9, è 10. Questa... Come? 10. E non vediamo che stagione è, dico. Eccola qua. Juve-Parma, penultima giornata di una stagione balorda per la Juve. Rimando il timer. Allora. In mezzo c'è davvero di ogni. Potrebbe essere quello. Poi potrebbe essere la punta, potrebbe essere... beh, probabilmente quello lì. No, sbaglio. Grighera, Camoranesi, Felipe Melo, Iaquinta. Ok, prima del termine del gong, Pastor porta a casa 2 punti. Molto bene. Non ci speravi, Pastor? No, al 2, puntavo al 2. Allora, Pastor va a 19. Luca, fai esattamente... completa la tua formazione. Io non dico chi ha preso Pastor e poi vediamo se porti a casa punti anche te. Pastor, ripetiamo i tuoi. Grighera, Camoranesi, Felipe Melo, Iaquinta. Okay. Perfetto. Luca? E io, per provare a prendere qualche punto, dico Amaury, Paulsen... sulla destra metto, vabbè, Grighera sarebbe facile, e metto Thiago Mendes. Ne detti 4? Sì. E vabbè, Grighera. Ho messo Grighera, sì, ma un punto solo per Luca, che da 15 va a 16. Sveliamo la formazione, facciamo chiarezza. Cáceres, nessuno dei tu, non è Grighera. Cáceres, Paulsen, Felipe Melo e davanti Vincenzo Iaquinta. Allora, 19 a 16 e siamo arrivati, caro amici, alla manche che può, ormai bisogna dire può, perché può. Anche dopo settimana scorsa ce lo ha
dimostrato. Può chiudere questa manche 19-16? Un commento e poi arriviamo alla manche. È molto divertente questa scompaginare tutto questa puntata, anche molto veloce, devo dire, perché siamo comunque molto rapidi. Sì, è vero. Ci stanno lì a macerare nel dubbio. Invece, una manche vincente, puntata vincente, che, correggimi se sbaglio, Bart, si arriva al gioco finale. Mai così vicini, no? Nel punteggio. Sì, perché diciamo. Le ultime volte eravamo un po' tutto già definito, perché insomma il distacco era già ampio. Sicuramente, sicuramente settimana scorsa. Però diciamo che siamo arrivati molto spesso, direi, per non dire quasi sempre, a questa manche in cui ci si gioca tutto e può succedere di tutto. Esatto. Lo sarete ormai immaginati, è arrivato il momento dei calci di rigore. Allora, rimettiamo in sovrimpressione i punteggi, 19-16, calci di rigore, cari amici, ce ne saranno due, esattamente come è successo la settimana scorsa. Ci saranno due classifiche da far compilare entrambi. In entrambe le classifiche ci saranno 5 colpi per entrambi, per arrivare a 10, perché la classifica dei calci di rigore è sempre stata dalla 1 alla 10. Ricordiamo ancora una volta, perché si forse perso magari le ultime puntate, non è più una classifica da dare in maniera ordinata, ossia dalla posizione numero 1 alla posizione numero 10, basta citare uno dei giocatori presenti in questa top 10. E attenzione, perché non si va a oltranza fino al completamento della classifica. Giuseppe e Luca hanno 5 risposte a testa, per cui in caso di risposta sbagliata è una X. D'accordo? Allora, si parte con la prima manche dei calci di rigore, diciamo la prima sottomanche, perché, lo ripeto, due classifiche da completare. Partiamo dalla prima e partiamo dai 10 giocatori più utilizzati da Zaccheroni alla Juventus. Mando la grafica e lascio 60 secondi di tempo a Luca, perché parte lui. Partirei con Diego. Che parte subito, vediamo. Ed è una risposta esatta, quindi la prima te la sei giocata bene, aggiorno il punteggio, quindi Luca da 16 sale a 17. Adesso facciamo vedere subito in che posizione sta Diego in questa classifica. Dove lo metteresti secondo te? Forse al primo posto. Pastor? Che dici? Terzo. Secondo. Ok, benissimo. Pastor. Alessandro Del Piero. Risposta esatta anche la tua, è Del Piero che sta al primo posto, quindi abbiamo fatto le prime due, che ovviamente come sempre, o meglio, come quasi sempre. Immaginavo che ce la cercasse di partire da quelli un po' più... Sono le più facili. Dal capitano, ecco. 20 a 17, quindi anche Pastor il primo colpo. Diciamo il primo rigore lo ha messo a segno, Luca. Marchisio. Risposta esatta, bravo Luca, rispondi in maniera corretta e tieni il passo, sali a 18. Claudio Marchisio, in questa classifica, occupa il quarto posto. Claudio Marchisio al quarto posto, bravo Luca, tieni il passo e vediamo cosa risponde Pastor. Giorgio Chiellini. Esatto, esatto, bravo Pastor, risposta esatta anche la tua e quindi sali a 21. Attenzione, perché Chiellini, non so se ve lo sareste immaginati, in questa classifica c'è, ma... Basso. Bassino. Adesso ve lo dico subito, ve lo faccio vedere in che posizione sta. Ottavo posto. Comunque, vabbè. Primi due calci di rigore tirati da entrambi e segnati. Luca. Io dico... ma Felipe Melo. Bravissimo Luca, c'è Felipe Melo in questa... pagato. Facciamo giocare. In questa classifica in cui Felipe Melo occupa il sesto posto. Luca, da 18 sali a 19, per adesso non stai sbagliando niente, vediamo se metti un po' di pressione a Pastor. Un quanto mai autunnale Fabio Cannavaro. Bravo Pastor. Davvero malinconica la stagione di Cannavaro. In maniera corretta sali a 22. E adesso vi dico, Fabio Cannavaro occupava la posizione numero 5. Attenzione. Allora,
3 rigori su 3 per entrambi. Luca. Direi Vincenzo Iaquinta. No. Attenzione, il quarto rigore Luca lo sbaglia. Passo. Caceres. Niente. Sì, quarto rigore mentre lo dicevo. Quarto rigore lo sbaglia anche Pastor. C'è il quinto e ultimo. Grigera. Sì. No, niente. Attenzione, Pastor è l'ultimo rigore di questa prima classifica. Per notare in corsa, faccio calma. Sistemo la palla. Inquadratura. Esatto, respiro. Guarda l'arbitro. E dico David Trezeguet. Niente, ragazzi, avete sbagliato. Siamo incartati. Gli ultimi due. Adesso vi dico chi mancava e andiamo a comporre questa classifica. Allora, al terzo posto, qua io non l'avrei mai detto, Antonio Candreva. Già, che arriva a gennaio, Candreva, è vero. Al settimo posto, Amaury. Zebina. Zebina, ah, vero. Vero, Zebina. Al nono posto, Camoranesi. De Ceglie. A cosa De Ceglie? E Sissoko? Al decimo posto, Mohamed Sissoko. Eccola qua, compilata. Non lo ricordavo già la Juve. La prima classifica. Cosa succede qua nel monitor? Ok, tutto a posto. Quindi mandiamo via la prima classifica. 22 il vantaggio. A 19. Sì, va bene così. Luca, diciamo che non ha sfruttato i due errori di Pastor. Cosa che deve stare attento a non fare. Mi basta fare 3 punti per vincere questa aritmeticamente. Esatto. Allora, seconda classifica da compilare, 22 a 19, può essere l'ultima manche, passare a più 3, ma occhio. Chiediamo i 10 giocatori più utilizzati da Ferrara alla Juventus, attenzione, perché di Ferrara si conta anche, cioè anzi scusate, non si contano le due partite che ha diretto nella stagione precedente, subentrando a Claudio Ranieri. Quindi si fa solo riferimento a, diciamo, dalla stagione 2009-2010. Allora, parte come sempre chi è con il punteggio più basso, e quindi Luca. Del Piero. Ma? Attenzione, non c'è Del Piero. Basta. Diego. Risposta esatta. Diego, che in questa classifica occupa il secondo posto. Quindi Pastor va a 24. No. Sì, scusate. 23. Non c'è Del Piero. Non l'avrei mai detto. Mm-mm. Luca. Chiellini. Corretto. Chiellini c'è e quindi sali a 20. Il secondo rigore lo calci correttamente. Adesso ti dico anche in che posizione è Chiellini in questa classifica. Posizione numero 3. Ok, ci siamo. Pastor. Buffon. Risposta esatta. Gianluigi Buffon. Primo. Invece no. No. Buffon è quarto. Pastor va a 24. Buffon è quarto. Confermo. Luca. Felipe Melo. Risposta esatta. Bravo Luca, vai a 21. Non sbagli il tuo calcio di rigore. E vi dico che Felipe Melo in questa classifica occupa il quinto posto. Pastor. Cannavaro. Risposta esatta. Cannavaro in questa classifica occupa il decimo posto. Quindi Pastor sale a 25. E adesso vediamo Luca come risponde.
Dai, prima non c'era, magari ora c'è. Trezeguet. Allora, attenzione. C'è un momento VAR da analizzare. Perché qua ci sono. No, è tutto sotto controllo. Ci sono dei giocatori che hanno lo stesso numero di partite giocate. Ok. Quindi datemi un secondo, vado subito a verificare questa cosa. Mentre voi magari ragionate, e io vado a verificare questa cosa che è giustamente da chiarire. Siamo a 25 a 21 e diciamo che in teoria qua la manche è andata. Fatemi verificare il minutaggio di alcuni calciatori. Va bene. Pastro. Tanto cosa commenti di questa sfida? Beh, bella sfida anche alla fine, anche perché la Juve era un porto di mare in quegli anni, quindi c'era della gente che, appunto, Candreva per esempio, che pochi ricordano come giocatore della Juventus. Sto per arrivare, ho il dato sui minuti. Ribadisco una scelta coraggiosa da parte di Luca, che insomma ha scelto una Juve infelice per molti versi. Allora, hai detto Trezeguet? Sì, ho detto Trezeguet. E allora sono costretto a non darti il punto, perché ha meno minuti rispetto a Fabio Cannavaro, che a livello di presenze ha le stesse. Quindi confermo che non è una risposta esatta. Pastor, ne mancano due, giusto? Sì. Vai. Grosso. Fabio Grosso. Risposta esatta per Pastor, che sale a 26 su Fabio Grosso. Ci sono meno dubbi. Vi dico in che posizione sta Fabio Grosso in questa classifica. Esattamente la posizione numero 6. Penultimo rigore calciato correttamente da Pastor. Luca. Amaury. Esatto, ragazzi. Amaury al primo posto. Bravo Luca. Ti porti a casa il punto che comunque gonfia il tuo punteggio e legittima la tua preparazione. Bravo Luca. Chiudo Pastor, io. La chiude. Marchisio. Con Marchisio, che è una risposta esatta. E allora facciamo partire i fuochi d'artificio per Pastor, che l'avevi vince. Detto. Lo aveva detto e si è confermato. Ragazzi, quando ci sono le due di fila è difficile. Mai farlo arrabbiare. Due di fila perde è difficile. Quando c'è pressione, però, è più difficile, no? Quindi c'è quindi più soddisfazione. Quindi è più divertente. Esatto, esatto. Allora, completiamo. Però bravo la Luca, perché insomma la sfida era è quasi una sfida al contrario. Cioè, tu immagino avrai più piacere a ricordare. Beh, ovvio. Diciamo che ne abbiamo 29 consecutivi. Quindi sulle ceneri, però sulla base. Ho detto, ma perché portare la Juve di Conte, portiamo quella di Ferrari di Zaccheroni. No, perché è bello anche il rovescio della medaglia, esatto. il lato oscuro della storia. Paulsen, per esempio, all'ottavo posto, e l'altro della era Camoranesi, che è super Camoranesi, super bollito. Allora, amici, torna Camoranesi, questa si può dire era davvero doppietta contro l'Atalanta. Sì, del 2-5, esattamente. Mi pare, la partita strana di sabato sera, giusto. Intanto dalla chat dicono, Pastor, un messaggio per te, 27 punti con questo argomento, chapeau, ti dicono. Grazie. Complimenti, e io lo ribadisco. Grazie. Ancora una volta, perché è giusto ribadirlo, io lo diciamo sempre anche quando spieghiamo le manche, che spieghiamo sempre tutto, anche il regolamento, cioè Pastor arriva qua e non sa gli argomenti che portano i suoi sfidanti, per cui è sempre un po' un sfidare lo sfidante, scusate il gioco di parole, senza preparazione, solo con l'uso della memoria. Qua stiamo parlando per di più, quello che probabilmente vuol dire Angelo, di un argomento che non, diciamo, non è rimasto alla storia, no. Quantomeno non per la celebrità di quella squadra. Fare 27 punti ti fa onore. Mentre un altro amico a casa, Luca, dice: Bart, mi ricordi come si fa a partecipare, info@lacronacadispogliatoio.it, una mail in cui presentate il tema che volete con cui vorreste sfidare Giuseppe, e la disponibilità a venire nei nostri
Studi, Pastor, torni a vincere. Però, ragazzi, facciamo i complimenti anche a Luca. Luca, veramente, complimenti. Grazie. Bravo Luca, dai, argomento complesso. Ostico. Esatto. Argomento ostico. Non c'è la domanda su Giannetti, però. No, ma aspettavo. Fermi. Allora, ve la faccio su quello della crea, quello che fece tre gol, una squadra cosa, polacca. Che io mi aspettavo la domanda su Rudnevs che segnò la tripletta a Lech Poznan. Lech Poznan, esatto. Allora, mi aspettavo di tutto. Esatto. Sapete cosa vi racconto? Allora, dopo quello che è successo 2 settimane fa, no? Io adesso mi preparo delle domande già pronte di riserva, no? Ah. E tra le domande di riserva c'era proprio questa. C'era la facciamo vedere. Ah, chi segna il gol della Juve in Manchester, Juve-Manchester City 1-1, gironi d'Europa League? E la risposta Davide Giannetti. Era proprio lui. Pensavo ci fosse l'identikit di Rudnevs. Io pure, ho detto vedo la maglia azzurra, dico Rudnevs. Pure una domanda sulla partita lì a meno 18. Sì, con la neve terribile. In ritorno era quello. Sì. Peccato, ho pensato a fare l'altra volta. Allora, Luca, al momento dei commenti, al di là della sconfitta contro Pastro, sai in quanti al tuo posto? Ho visto. Ecco. Quindi non, tranquillo, non sei solo. A parte gli scherzi, complimenti ancora. Un commento su prima la sfida e poi parliamo anche dell'esperienza per chi è a casa e magari sogna un giorno di essere a posto. No, la sfida si è visto, è stata tosta, nel senso Giuseppe è strapreparato, io ricordavo quel che ricordavo quando ero bambino, eccetera. Comunque dai, è stata una bella sfida, mi sono divertito. Io sono venuto qua senza nessun tipo di illusione, sono venuto qua a divertirmi, mi sono divertito, è stata una bellissima serata e mi porto dietro questo. Ecco, bene. Benissimo. Trionfa lo sport. Esatto, quindi. Sportivo fino alla fine. Molto elegante, esatto. Complimenti. La Mystery Box resta Mystery questa sera. Pastor torna a vincere. E questa è anche l'ultima puntata di Sfida Pastore di novembre. Ah, no, no, tranquilli. Qua. No, adesso okay. Vi spiego perché l'ho presa così larga. Perché finisce novembre. Finisce domani, novembre. Quindi, Mercoledì prossimo torneremo. Sarà la prima puntata di dicembre. Dicembre è un mese in cui ci saranno tante sorprese di base perché è Natale. Ma noi di Cronache avremo tante sorprese, tante cose nuove di cui parlarvi. Una di queste è un'intervista a un grande personaggio del calcio italiano. Vi mandiamo un estratto e lo commentiamo tra poco. Io mi chiamo Davide e volevo chiederle se Ronaldo l'ha fatta arrabbiare quando era alla Juve. Porca miseria. Aspetta, qui. Vediamo, ripartiamo. Chi ha incastrato Marotta? Siamo stati ospiti della dirigenza dell'Inter, abbiamo portato dei ragazzi delle scuole calcio che sono stati protagonisti di questa intervista all'amministratore delegato dell'Inter. Uscirà il 4 dicembre. Questa sarà una delle tante novità. Le altre non ve le possiamo ancora dire, non vi possiamo che dire di restare collegati. Però comunque, tra l'altro, Marotta è arrivato alla Juve proprio a margine di quegli anni, stagioni, no? Esatto. 10, alla fine del 9-10 lui porta proprio del neri e paratici. Infatti quando ho visto la cravatta ho detto vabbè dai, c'era secco, sarà secco, però era pelatino effettivamente. Sì, però passo è un po' di più in effetti. Ragazzi, che dire, è tutto, anche bello. Per questa sera. Ci vediamo anche domani, mi raccomando, perché Cronache Live va avanti, la settimana di Cronache Live non è finita qui, finirà domani con una nuova puntata di Lascia Raddoppia. Ci sarà Giuseppe, ci sarà Fabrizio. Ma io non ci sono, ma sarò in un altro evento, ecco, by Cronache, però ci saranno Fernando Siani e Fabrizio Biasin. Ci saranno Fernando Siani. Un'ottima compagnia. Perfetto, va bene, saremo comunque in ottima compagnia, quindi domani tutti qui. Vado con i ringraziamenti, Pastor, grazie. Grazie a voi, buonanotte. Grazie Luca. Grazie per a voi. La tua presenza e per aver sfidato Giuseppe. Grazie anche da parte mia Cosimo Bartoloni. Vi ricordo ancora l'appuntamento domani sera tutti qui con Lascia la Doppia, Sfida Pastore. Torna settimana prossima di mercoledì. Come sempre, ciao ragazzi, buonanotte. Ciao.